Siamo con il professor Fabrizio Pane, presidente della Società Italiana di Ematologia SIE, e stiamo alla presentazione di un farmaco che si chiama Ponatinib, grazie per l'aiuto, della società farmaceutica Ariad, la multinazionale Ariad. E abbiamo parlato questa mattina di questo farmaco che patologie cura. È un farmaco che appartiene a una categoria di agenti farmacologici definiti da questo suffisso inib, cioè inibiscono delle tirosinchinasi. Si tratta di proteine intracellulari che spesso sono collegate con la patogenesi delle malattie neoplastiche, ed in particolare per il ponatinib si tratta di malattie neoplastiche del sangue, cioè del sistema emopoietico. Il ponatinib è il risultato della trasformazione di un'idea che deriva dalla conoscenza dei meccanismi di una malattia in un agente farmacologico dotato di elevata efficacia. Si è detto che è un farmaco di terzo livello, cioè interviene dopo una procedura Di terzo livello perché ho detto che appartiene a una categoria di farmaci. Quindi il primo di questa classe è l'imatinib, che ha cambiato notevolmente la storia clinica e la prognosi di una malattia neoplastica grave come la leucemia mieloide cronica. Dopo l'imatinib, ovviamente sulla scia del successo avuto dalla prima molecola di questa nuova categoria farmacologica, sono venute una seconda generazione di molecole in grado di inibire la proteina oncogenica tirosinchinasi. Il ponatinib è un'ulteriore evoluzione, e quindi la terza generazione di inibitori delle tirosinchinasi. Diciamo che questa storia, diamo anche una buona notizia, corrisponde anche a un aumento di vita certamente, dei pazienti. Certamente, ogni nuova generazione ha dei vantaggi sulla precedente. O meglio delle caratteristiche distintive. Non vogliamo buttare via niente, non è detto che sulla scena terapeutica rimane un solo farmaco il migliore. È utile avere più scelte farmacologiche, perché magari le diverse caratteristiche di farmaci simili si possono adottare combinare in una maniera più appropriata per il singolo paziente. Quindi noi dobbiamo accogliere questo nuovo agente farmacologico con favore, perché abbiamo una scelta in più e quindi riusciamo sicuramente a curare meglio il paziente, ad adattare meglio sulle caratteristiche non solo della malattia ma anche del paziente la terapia. Il farmaco è sulla scena dal 2011, quindi è praticamente utilizzato dal 2011 per quanto riguarda soprattutto gli Stati Uniti, e in Italia anche è stato sperimentato. Sì. Due sono i punti che avete sottolineato questa mattina, che sono la elevatissima efficacia anche verso delle forme particolarmente aggressive di malattia. Le malattie neoplastiche sono malattie che evolvono tutte, è sempre più difficile curarle, specialmente se il malato perde la risposta alla alla terapia iniziale. Il ponatinib ha dimostrato la capacità di essere attiva e di contenere la malattia anche quando questa ha perso la risposta ad altre molecole di questa stessa categoria. Il professor Baccarini sottolineava la necessità comunque da parte degli ematologi di conoscere bene il farmaco e quindi di sperimentare e di utilizzare il farmaco al meglio. Quindi vi aspettate questo da parte dei colleghi e da parte di tutti? In genere è quello che osserviamo. È ovvio che bisogna imparare a conoscere il farmaco, non solo all'interno di sperimentazioni cliniche. Sperimentazioni cliniche ovviamente rappresentano la via maestra per iniziare a utilizzare un determinato farmaco. Quando poi si passa sul campo si vede che progressivamente migliora la capacità di gestire il farmaco, questo l'abbiamo sempre osservato. Gli ematologi italiani sono sicuramente dei medici colti e molto rapidamente ottimizzano l'uso dei vari farmaci, e credo che questo si ripeterà molto rapidamente anche per il ponatinib. E l'altra cosa di cui parlavamo questa mattina che è importante e che può essere un problema, è relativa all'accesso alle cure, che è rimane un punto dolente. Lei tocca un punto dolente perché l'eccessivo frazionamento
del sistema sanitario in Italia, in tanti sistemi diversi che sono quelli regionali, spesso crea delle disparità tra cittadini, delle situazioni paradossali, un ripetersi di decisioni da dover prendere, probabilmente con meccanismi un po' ridondanti di rivalutazione dell'efficacia o dell'uso di un determinato farmaco, che non sono neanche sicuro siano veramente dei meccanismi di reale risparmio. E le differenze non sono poche, perché si parla di poche settimane per accedere a questo farmaco, con una differenza invece per alcune regioni di 14 mesi. Quindi... Come Società Italiana di Ematologia abbiamo valutato i tempi che passano da quando l'Agenzia Italiana del Farmaco decide il prezzo e l'utilizzo di un determinato farmaco in Italia, quando poi le singole regioni recepiscono realmente, quindi mettono a disposizione dei cittadini di quella regione il farmaco stesso. In alcuni casi, ed è giustamente, logicamente, la decisione viene presa molto rapidamente, ahimè in altri casi, limite per fortuna, si arriva anche a più di un anno. Allora, ci auguriamo per tutti i pazienti affetti da questa patologia che tutte le regioni facciano automaticamente, diano automaticamente questa possibilità. Ringraziamo il professor Pane per tutto, e speriamo di averlo ancora sulle pagine del nostro blog Tecnomedicina. Grazie ancora. Grazie.